Grazie Lella, devo dire che ancora una volta sei riuscito in un'impresa che sembrava quasi impossibile. È stato un parto lungo, travagliato, però devo dire è stato comunque un parto eutrofico, poi alla fine è andata nella maniera più giusta e più fisiologica possibile. Perché il tutto era fondato su fondamenta molto solide, quindi non era una velleità come oggi tante volte ci sono richieste di fare e di dedicare fondazioni, ma qui avevamo un cammino assolutamente pretracciato e importante. Nel vedere le immagini scorrere lì c'è stato un pizzico di emozione e come un film rouge io ho seguito l'andamento di quando, in un ricordo lontano, papà al Casino Sociale di Salerno mi chiedeva e mi richiedeva la possibilità di entrare come socio all'epoca della sua accademia. Ed io accettai di buon grado perché all'epoca c'era questo rapporto un po', come dire, empatico, ma anche legato al fatto che io seguissi un pochino le vicende tue familiari, dei tuoi genitori, entrambi. Ed è vero quello che dici, perché io ho conosciuto mamma e ho conosciuto anche la sagacia di mamma, che ha saputo accompagnare la vena artistica. In genere gli artisti sono sempre non così strettamente omogenei, per cui bisogna saperli accompagnare nelle loro variabili intellettive ed emozionali. E mamma è stata in grado di accompagnarlo nella vita e di dargli quel supporto necessario perché lui potesse realizzare tutto ciò che ha realizzato. Devo dire, una parola la devo spendere naturalmente perché sai l'affetto che mi lega me alla tua famiglia, ma soprattutto a te in modo particolare, perché sei stata in grado di ereditare questa, diciamo, e coniugare la vena artistica di tuo padre, ma con quella sagacia di cui facevo cenno poc'anzi di mamma. Sei riuscita a mettere insieme entrambe le qualità e questo ha fatto sì che tu potessi naturalmente proseguire in questo cammino difficile nel creare questa cellula vitale al centro di Salerno di promozione culturale, come diceva anche il vicepresidente della provincia, e con accompagnatori, diciamo, importanti e che ti hanno seguito, Eva, io, altri amici che in qualche modo ti siamo stati sempre vicini sin dalla prima ora. E quindi il gruppo dei fondatori, come dici, non potevamo mancare in questa cellula vitale. La fondazione è una cosa importante perché è la rinascita non solo di chi, si diceva una volta, quando uno muore non muore ma rinasce al cielo. Ecco, qui io ritengo che l'opera di Grassi rinasce nella cultura popolare, nella nostra qualità di fruitori della sua opera. Pertanto questo è il tuo grande merito, quello di aver ricreato naturalmente questa possibilità che tutti i salernitani, non solo, abbiamo visto Solofra, naturalmente la provincia di Avellino, e quindi lo spazio vitale in cui ha operato tuo padre è uno spazio vitale che ancora oggi continuerà a fruirne della sua opera. Pertanto un grazie naturalmente e auguri per veleggiare ancora a lungo su questa barca importante. Grazie. Grazie.